Ciao a tutti, sono Sierra Kaiser, bentornati sul mio canale. Oggi volevo mostrarvi questo glitch vi mostro subito dove ci troviamo. Allora, siamo in questa parte della città dove c'è questa specie di, non so neanche come chiamarla, zona industriale, dove c'è questa specie di segheria, credo, non so neanche cosa sia questa parte della mappa, dove c'è questo edificio dove si potrà nascondersi. E ora ve lo mostro. E star lì inavvertitamente, e star lì nascosti, invisibili da tutti. Allora scendiamo qui. Allora prendiamoci una pistola o comunque qualcos'altro e mettiamoci qui contro e accostiamoci come se dovessimo ripararci. Ecco, vedete che sta continuando a cadere, ma il mio personaggio sprofonda. Ed eccoci qua al secondo colpo. Eccoci qui, siamo riparati da tutti, credo. Incominciamo a fare un po' di casino. Mazziamo un po' di gente, così attirare l'attenzione della polizia. Ecco, in sostanza siamo dentro a questa segheria o vecchio edificio, non so neanche che cavolo sia, dove siamo comunque qui all'interno e gli altri non ci vedono, ma noi siamo qui. Non so se gli altri ci vedono sul radar, credo di sì, però la polizia interviene e non so neanche se può anche ammazzarci. Proviamo a seccarli un po' per vedere se funziona. Puntiamo le stelline. Questo è un ottimo posto dove si potrà usufruire della taglia. Allora, vediamo l'elicottero della polizia, vediamo se ci vede o no, o anche i poliziotti. Non ci sparano, mi sa che non ci vedono. E infatti, come vedete, non ci vedono proprio e noi stiamo qua belli tranquilli. E possiamo cercare chi vogliamo, e questo può anche essere usato con altri giocatori, come vedete. Perfetto, per taglie o per stare belli tranquilli senza farsi uccidere. Fantastico questo posto, è fantastico. Nessuno che ci rompe le palle ed è magnifico così. Siamo invisibili da tutti ed è quello il bello. Uscendo però da questo grandissimo cerchio, chiamiamolo come vogliamo, sarà possibile beccarci. Adesso ve lo mostro. Come vedete sono visibile a tutti e poi posso anche uscire, e il problema è rientrare sempre da qua, o anche a metà testa saremo comunque bersaglio degli altri. Un'altra cosa che vi volevo mostrare è questa casa che vedete qua davanti, dove si potrà entrare anche con il garage chiuso.
Allora, in sostanza basterà solo schiantarsi contro Crash un po' di volte. Bisognerà provare e riprovare perché al primo tentativo non sarà semplice. Bisogna prendere un po' di velocità. Ed ecco qua, siamo entrati! No! Quasi Maremma, quasi! Prendete velocità e vedrete che entrerete da sopra. Allora, questa è una scoglia, diciamo, abbastanza utile, però è un po' un casino riuscire a entrare subito. Ecco, come vedete non è semplice. Siamo entrati! Prendete velocità e dopo 57 tentativi ce la farete ad entrare. Ora proviamo, era come un po' il glitch di prima. Proviamo a vedere, ad attirare l'attenzione. Qui potremo comunque ripararci e stare qui belli tranquilli senza che nessuno ci rompa il cazzo. Come vedete è un parcheggio, è un garage, scusate, e in teoria non può entrare nessuno. Qui è murato, perché era chiuso come vedete. Vediamo un po' di attenzione. Ecco, vedete, la polizia è arrivata, vediamo se si becca, se riesce a prenderci, dove va, dove non va. Qui saremo al sicuro. Qui saremo al sicuro, il problema sarà se qualcuno userà un lanciarazzi che ci manderà proprio qua sotto, dove sto puntando. Da poter passare qua dentro, lì saremo fottuti, o una granata, però qui saremo sicuro per taglio o coso. Credo neanche un carro armato qui possa oltrepassare sta parte. Uscire non lo so, entrare ci siamo riusciti. Allora, ora vi mostro cosa intendevo e cosa volevo realmente fare nella foto copertina del video che avete visto quando avete aperto sto video. Allora, arriviamo qui, scendiamo da Benny, portiamo un'auto da Benny qui dentro, ammazziamo Benny, ammazzato, riusciamo e lasciamo la macchina così. Ok, adesso andiamo a farci un giro. Andiamo a farci un giro e poi ci prendiamo una macchina e torniamo dopo. Ora che siamo tornati, abbiamo visto l'auto com'è, tagliata a metà, con la basculante giù, come vedete adesso. Vedete, basculante tutta giù e l'auto tagliata a metà.
Proviamo adesso a vedere cosa succede. Eccola qua la cazzata di oggi. L'auto verrà sbalzata in aria, tagliata a metà e inclinata in questa posizione. Mamma mia, e l'auto rimarrà così. Porca troia. Ecco, spero che con questi glitch vi siate divertiti, vi siano piaciuti. Vi chiedo solo di mettere un bel like, ci vuole solo un secondo. Grazie per il sostegno che mi state dando. E niente, questo video si conclude qui. Ci vediamo al prossimo video. Vi chiedo solo un'altra cosa, prima di dimenticarmi, se volete mettete mi piace alla mia pagina Sierra Kaiser sotto nei commenti. Grazie, alla prossima. Ciao ciao!